Il presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia, Renato Brunetta, ha raccolto l'invito che il sindaco Maurizio Brucchi ha esteso a tutti i parlamentari ed è venuto a visitare Teramo per constatare da vicino i danni causati dal terremoto e dal maltempo al territorio e alla sua economia. Un viaggio, quello di Brunetta, iniziato dalle Marche. Abbiamo fatto prima Amatrice, una tragedia. Poi abbiamo fatto Norcia, Tolentino. E abbiamo visto una bellissima ripresa, anche con un po' di turismo. Poi siamo stati a Tolentino e abbiamo visto tanti danni alle abitazioni. Poi abbiamo fatto Cingoli, abbiamo visto un bravissimo sindaco e una situazione complicata ma in fortissima evoluzione. E adesso siamo qui. Da voi. A questo punto il sindaco proprio Pirozzi questa mattina ci diceva: a situazioni estreme ci vorrebbero regole estreme, e cioè come dopo un bombardamento, non è che dopo un bombardamento tu stai a distinguere la tipologia delle macerie o aspetti il nulla osta dei proprietari per poter togliere i detriti. E su questo occorrerà fare una grande riflessione pubblica nel nostro paese. È stato un evento eccezionale. Ci vuole, come credo ti hanno detto anche gli altri sindaci, un decreto, un provvedimento che sia eccezionale. Il provvedimento che è uscito dal Consiglio dei Ministri era un provvedimento assolutamente che non aveva... Ne sono usciti quattro per la verità e ognuno, come dire, peggio dell'altro, e cioè non sufficiente. L'ultimo che, io mi riferisco all'ultimo, sì, che poi adesso in questi due giorni è andato in commissione, non dà le risposte che noi ci aspettiamo.